Ed eccomi qui da casa, dove tutti ormai da settimane siamo abituati a stare e davanti al computer col quale tutti da altrettante settimane siamo abituati a parlare. Per parlarvi del ciclo di incontri Genova dei Poeti, dove inclina la rondine la rima, che ho avuto l'onore e l'onere di organizzare. O meglio, e meno pomposamente, l'opportunità e il piacere di organizzare con l'Associazione Culturale Luoghi d'Arte, con Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura e con il DIRAS dell'Università di Genova, il dipartimento che include italianistica. Un ciclo di incontri che avrebbe dovuto tenersi dal 27 aprile fino all'8 giugno e che, per la verità, abbiamo già presentato il 10 dicembre scorso, nello stesso Palazzo Ducale, nella sala del Maggior Consiglio, in quello che a tutti gli effetti, ma solo ora a posteriori, possiamo definire un assembramento, per darci un appuntamento che anche questo, solo ora a posteriori, possiamo valutare come davvero troppo in là, da venire. Il 10 dicembre per il 27 aprile, con tutto quello che insospettabilmente è successo e sta succedendo nel mezzo. Però ugualmente e virtualmente passeggiamo nella Genova dei Poeti a partire dalla Genova di Giorgio Caproni. Suoi sono i versi del sottotitolo, dove inclina la rondine la rima. L'ultima strofa di Litania recita, vado a pessima memoria, Genova di tutta la vita, mia Litania infinita, Genova di Stoccafisso e di Garofano fisso, bersaglio dove inclina la rondine la rima. Mi interessa sottolineare il verso Genova di tutta la vita, se in realtà negli estremi anagrafici di Giorgio Caproni, Genova non c'è, perché il poeta è nato a Livorno nel 1912 e è morto a Roma nel 1990, quindi Genova non è la città di tutta la vita all'anagrafe, ma è la città di tutta la vita nell'anima. Caproni lo ebbe a ripetere più volte che Genova era la sua città dell'anima. In effetti non fu quella di tutta la parabola biografica, ma la città dell'infanzia, dell'adolescenza e della prima maturità, quindi di una stagione della vita di ognuno di noi determinante. E nella poesia di Caproni, perché Genova di tutta la vita, mia litania infinita, in qualche modo Caproni ha snocciolato questa litania infinita con Genova protagonista per tutta la propria opera in versi, dalla raccolta d'esordio come un'allegoria uscita nel 1936, dove già è presente Genova, per esempio nei componimenti Villa Doria e Borgoratti che portano nel titolo un riferimento preciso alla città, e per citare altre indicazioni topografiche. Nella raccolta Finzioni di poco successiva c'è un altro paio di poesie che si intitolano Giro del Fullo e Corso Oddone, l'attuale Corso Aurelio Saffi. Andando avanti, nel 1956, con la raccolta Il passaggio ed Enea, Caproni fece il punto sulla poesia precedente e eresse un pilastro sul quale poggiò la poesia successiva ed è la raccolta in cui Genova è più protagonista, perché oltre al componimento che dà il titolo alla raccolta, il passaggio di Enea, Genova è presente in Litania, nell'altrettanto celebre L'ascensore, che sono tutte incluse nel passaggio di Enea come le stanze della funicolare. Andando sempre avanti verso
il Caproni della maturità nel 1965, nel congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, ci sono almeno tre poesie importanti. Toba, dove è presente San Martino, il Lamento del Preticello, dove è presente Portoria, e il Gibbone. Nella seconda strofa c'è un presagio, una presa d'atto prima del fatto che Livorno sarebbe rimasta solo l'indicazione anagrafica di nascita e che Genova non sarebbe potuta essere l'indicazione anagrafica della morte. Litania, poco sopra in Genova di tutta la vita, c'è una Livorno che rima con partenza senza ritorno. E ancora più esplicitamente e prodigiosamente, nella seconda strofa del Gibbone, si legge: Nelle ossa ho un'altra città che mi strugge, è là. L'ho perduta, città grigia di giorno e a notte, tutta una scintillazione di lumi, un lume per ogni vivo, come qui al cimitero un lume per ogni morto, città cui nulla, nemmeno la morte, mai mi ricondurrà. Questa città è Genova, lo si capisce, sin dalla città che mi strugge. Se sempre in litania che fa un po' da certificazione per la Genova di Caproni, per esempio, c'è la Genova che mi struggi intestini carruggi. Andando avanti, nell'ultimo Caproni, nel Caproni degli anni 70 e 80, per esempio, nel Franco Cacciatore c'è Albaro e nel Conte di Chiemenüller c'è Alla foce la sera, sempre per citare poche poesie con indicazioni topografiche sin dal titolo. In realtà sono decine le poesie di Caproni genovesi, anche se lo stesso Caproni ci tenne a ribadire che lui non volle scrivere versi genovesi. Tra queste tante poesie, il tragitto che facciamo è incluso nel piccolo perimetro della raccolta del 56, il Passaggio Edenea, perché vedremo il componimento Il Passaggio Edenea, l'altro poemetto della raccolta che si intitola Le stanze della funicolare e poi l'ascensore. E nell'altrettanto piccolo perimetro urbano che va da Piazza Bandiera a Piazza Portello con in mezzo Largo Zecca. Il primo incontro è con Enea, in carne ed ossa, come dice Caproni, ma in realtà di marmo, nel gruppo scultoreo in cui l'eroe con il padre Anchise sulle spalle e il figlioletto Ascanio per mano. Scoloriamo un attimo in bianco e nero e sentiamo cosa dice a tal proposito Caproni per vedere anche Caproni e Enea proiettato alle sue spalle, visto che non possiamo agilmente andare in Piazza Bandiera. Il passaggio d'Enea è un altro insieme con le stanze della funicolare dei poemetti più complessi. L'ispirazione mi venne da un monumento che si trova a Genova, credo che Genova sia l'unica città che abbia un monumento Enea. E nemmeno a farlo apposta si trova nella piazza più bombardata della città che è Piazza Bandiera. E allora mi colpì quest'uomo, no? Questo Enea con Anchise, proprio una statua banale, nella rappresentazione più scolastica. E allora io vidi in Enea non la solita figura virgiliana, eccetera, ma vidi proprio la condizione dell'uomo contemporaneo della mia generazione, solo nella guerra, con sulle spalle un passato che crolla da tutte le parti e che lui lo deve sostenere e che per la mano ha un avvenire che ancora non si regge sulle gambe, proprio l'uomo solo, vedovo, rimasto così, senza né una speranza, senza né una tradizione. Avevo visto il simbolo appunto della mia generazione.
un incontro così importante, impattante, che originò molte prose rievocative dell'episodio e molti versi. Ancora una volta, Litania funge da contrappunto, controcanto e certificazione di questo se la Genova dei Lamenti rima con Enea Bombardamenti. Ma un'intera raccolta, dove inclusa Litania, come dicevo poco fa, si intitola Il passaggio d'Enea e all'interno c'è il poemetto Il passaggio di Enea. Un poemetto bellissimo in cui l'eroe che ha bisogno di guida e deve fare da guida, con il padre sulle spalle, il figlio per mano, e che ha come sfondo Genova, espressamente nominata nell'epilogo che leggiamo, e Enea parlare in prima persona. Sentivo lo scricchiolio nel buio delle mie scarpe, sentivo quasi di talpe seppellite un rodio sul volto, ma sentivo già prossimo ventilare anche il respiro del mare. Era una sera di tenebra, mi pare a Pegli o a Sestri. Avevo lasciato Genova, a piedi e freschi, nel sangue i miei rancori bruciavano come amori. M'approssimavo al mare, sentendomi annientare dal pigolio delle scarpe, sentendo già di barche al largo un odore di catrame e di notte sciacquante, ma anche sentendo già al sole rotte le mie costole bianche. Avevo raggiunto l'arena, ma senza avere più lena. Forse era il peso nei panni dell'acqua dei miei anni. Ci sarebbe da chiedersi come mai, secondo quanto ci ha tramandato Caproni, l'incontro con Enea, collocabile nel 1948, sembri il primo e unico, se Caproni negli anni 40 non viveva più a Genova, ma a Roma. Negli anni 20 e 30 però a Genova ci viveva e quelle zone le conosceva, se andava a battere a macchina i primi componimenti nello scagno del padre che si trovava prima in piazza Acqua Verde dalla stazione Principe e poi alla commenda di Pré, o se il tragitto nominato nel Lamento del Preticello che va da Porta di Vacca a Vico del Pelo non è tanto distante. Ciò che interessa a Caproni è la statua superstite al centro di una piazza bombardata. E Enea che si fa simbolo appunto di una generazione. Quindi non possiamo stabilire se davvero nel 48 Caproni incontrò per la prima volta Enea, però per la prima volta incontrò Enea in quelle condizioni. Piazza Bandiera non è tanto distante nemmeno, anzi è vicinissima alla seconda tappa di questo tragitto che stiamo facendo virtualmente. Largo Zecca, un altro luogo familiare a Caproni, se da lì partiva come parte ancora la funicolare che porta a Righi e che a metà si ferma a San Nicola, dove Caproni scendeva per raggiungere via Bernardo Strozzi, il domicilio genovese dove poi rimasero anche i suoi genitori. Questo ricordiamolo soprattutto per Anna Picchi, che rincontreremo nell'ascensore. Rimanendo alle stanze della funicolare, immaginiamo il percorso di questo mezzo di trasporto cittadino, che ora parte dall'Arco Zecca, arriva a Righi in una soluzione, continua, pur con le tappe, ma che ai tempi di Caproni non era ancora unificato. Perché dopo la galleria, dopo l'oscura galleria, dopo il primo tratto al buio, l'utente, come viene chiamato anche il personaggio protagonista delle stanze de della funicolare, l'utente doveva uscire
dalla cabina e rientrare in un'altra cabina per proseguire il tragitto scoperto fuori dalla galleria alla luce fino al Righi. E mi ha colpito perché quando ho detto alla luce è successo qualcosa e si è illuminato lo schermo. Non so se apparirà poi nella registrazione. Dovesse apparire sarebbe un ottimo, benché non voluto, effetto speciale. Però è molto importante questo perché come Enea diventa simbolo di qualcos'altro, anche il tragitto della funicolare diventa qualcos'altro. Le stanze della funicolare sono un viaggio per stessa ammissione di Caproni, che lo raccontò in molte occasioni, ma soprattutto per lettera a Betocchi, un viaggio dalla prenatalità al post mortem, quindi dal ventre materno, ben immaginabile nella prima parte al buio dentro la galleria e poi la venuta alla luce quando l'utente doveva continuare all'aria aperta e poi oltre la morte nell'aldilà. Quindi vengono nominate prima Oregina, poi Righi. Ma poi c'è uno sfondamento dell'ultima stazione vera e propria fisica della funicolare e come la rondine che inclina su Genova e Litania, la funicolare inclina su Genova, vola su Genova nominando anche lo Zerbino e Staglieno e poi il viaggio si fa sempre più immaginario benché immaginabile perché la città si riconosce in molti riferimenti. Noi ci fermiamo a San Nicola, però ci concediamo almeno da casa un time lapse del tragitto. Certo è che se la cabina della funicolare Zeccarighi procedesse davvero a questa velocità sarebbe quantomeno rischioso, se non rovinoso, scendere alla stazione di San Nicola come a qualsiasi altra stazione. Ma è un problema della vita reale che non ci tocca in questo momento nella realtà virtuale possiamo scendere dal timelapse agilmente, anzi illesi, per poter procedere con slancio nel nostro percorso poetico fino all'ultima tappa, dalla stazione di San Nicola alla spianata di Castelletto e all'ascensore di Caproni, poesia che il poeta scrisse nello stesso torno di anni dei poemetti, il passaggio di Enea e stanze della funicolare, che scrisse in via Bernardo Strozzi, nella casa dove ancora vivevano, mentre lui stava a Roma, i genitori. Caproni riceve una chiamata del medico della madre che coincide con una condanna a morte della madre, perché le mancano ormai pochi mesi di vita, sarebbero stati pochi anni. Si precipita al capezzale della madre, ritorna alla sua città dell'anima e ritorna a se stesso. Lui ormai viveva a Roma, città che gli aveva dato intanto una casa, un lavoro e una famiglia, quindi un ruolo sociale, ma l'identità era rimasta a Genova. Come
con la poesia scritta in via Bernardo Strozzi, il poeta registra questa tripla perdita, ma in qualche modo la riscatta, se si rimpossessa della propria identità, della propria città e della propria madre, che intanto aveva frequentato sempre meno e sempre più era il senso di colpa, ma nella poesia ritorna alla madre prima che diventasse sua madre. Tant'è vero che in un verso si legge figlio fidanzato e non c'è niente di morboso, perché il poeta le restituisce la giovinezza. Ed è una giovane che lui non ha mai incontrato, che visse quando lui ancora doveva nascere. Quindi davvero non c'è niente di contorto e men che meno scandaloso. Al massimo di scandaloso c'era Anna Picchi, la Nina che sarebbe diventata la protagonista del libro tutto vezzeggiativo Il seme del piangere, uscito nel 1959, che per Livorno, che è l'ambientazione inevitabile visto che è la città della giovinezza della madre, andava vitalissima e scandalosa in bicicletta, e quando mai si era vista una ciclista al femminile. Si sta parlando della fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento. Prima però di raggiungere la spianata di Castelletto e affacciarci con il poeta e la madre dalla ringhiera, occupiamo questi minuti dalla stazione della funicolare alla spianata di Castelletto, che sono altro privilegio della realtà virtuale, molti meno di quelli che sarebbero nella vita reale, li occupiamo facendo dialogare la poesia con la prosa e Caproni con Tabucchi, perché in un brevissimo brano del breve romanzo Il filo dell'orizzonte, il protagonista a un certo punto prende un mezzo di trasporto che sta esattamente a metà fra la funicolare e l'ascensore. In un brano che a livello letterario sta a metà fra le stanze della funicolare e la poesia L'ascensore, e che abbastanza dice, perché abbastanza deve, dei viaggi che ha compiuto quasi 40 anni prima il poeta. Il romanzo è del 1986. Il protagonista ha attraversato Piazza delle Vettovaglie, nome inventato, qui Genova non è mai nominata ma è evidente, ed è andato agli ascensori che salgono fino alle colline, oltre la cornice dei palazzi che fanno da bastione alla città. A quell'ora sugli ascensori non c'è nessuno e si riempiono nel tardo pomeriggio, quando la gente rientra a casa dal lavoro. E più avanti, accanto ai vetri della cabina, che nel primo tratto del percorso corre su rotaie come una funicolare, sfilano i muri maestri delle case, piccoli slarghi scuri abitati da gatti, cancelli di cortile nei quali si vede una bacinella, una bicicletta rugginosa, gerani e basilico piantati in scatola di tonno. Questo è più assimilabile a certi bozzetti in prosa di Caproni, ma si legge poi all'improvviso: i muri si aprono, è come se l'ascensore avesse sfondato i tetti e puntasse direttamente verso il cielo. Per un attimo ci si sente sospesi nel vuoto, i cavi della trazione scivolano silenziosamente,
Il porto e gli edifici fuggono in basso, si ha quasi l'impressione che l'ascensione non si fermerà più. La forza di gravità pare una legge assurda e la città un giocattolo del quale è un sollievo disabituarsi. E nelle stanze della funicolare la cabina si slancia oltre l'ultima stazione in un'ascensione che sembra non finire, si slancia verso il vuoto in un volo, lo abbiamo detto poco fa. Addirittura l'ascensore, altro mezzo di trasporto con un cavo a trazione, addirittura raggiunge il cielo, lo sfonda perché, come nei versi celebri dell'ascensore, il poeta, qualora si fosse deciso, in paradiso ci sarebbe andato proprio con l'ascensore che parte a Portello e raggiunge Castelletto. Quindi di Genova colpisce, soprattutto in questi due luoghi, la verticalità, come colpì Giorgio Caproni. Complice l'ascensore, come era stata complice la funicolare, si possono unire in quel caso la prenatalità con il viaggio post mortem, e nell'ascensore l'inferno con il paradiso, il basso con l'alto e la dimensione del reale con una dimensione irreale o meglio trasognata, finanche onirica. A tal proposito, due brani di una prosa intitolata proprio Genova di Giorgio Caproni, la prosa più importante forse fra quelle che lui dedicò alla città. Nella prosa, proprio nel primo brano, si legge: il punto di stazione da cui guardo Genova non è quello scelto ad arte dal turista, è un punto di stazione che si trova dentro di me, perché Genova l'ho tutta dentro, anzi, Genova sono io. Sono io che sono fatto di Genova, per questo, anche se nato a Livorno, altro porto, altra città mercantile, mi sento genovese. A conferma di ciò che si diceva prima sull'identità. Per un uomo, si sa, la città che conta non è quella della fede di nascita, è la città dove ha trascorso l'infanzia, dove è cresciuto, dove è andato a scuola, dove è andato a donne, dove si è innamorato e magari sposato. In breve, è la città dove si è formato, è la città che lo ha formato. E scorrendo la prosa un po' più giù si legge un altro brano significativo, perché se quello appena letto non solo conferma Genova in quanto città dell'identità, città dell'anima, di tutta la vita, qui in questo brano, con le sue salite, le sue rampe, le sue scalinate, i suoi ascensori pubblici e le sue funicolari e le sue strade disposte una sull'altra, Genova è infatti una città tutta verticale, verticale quindi almeno per me lirica, se non addirittura onirica. E qui, oltre alla Genova di tutta la vita, abbiamo conferma della litania infinita, di una fonte di poesia inesauribile. Io però mi esaurisco perché devo stare tra i 30 e i 40 minuti, dovrò tagliare e cucire, e la prima volta ci voleva Palazzo Ducale, il Ducale digitale, il Ducale online per farmi muovere qualche digitale per video riprendermi e video montare quello che ho video ripreso. Ringrazio anche Radio Artom per il breve video con Giorgio Caproni e Enea proiettato dietro.
Ringrazio il Secolo XIX e nello specifico Diana Letizia e Beatrice Doria per il timelapse della funicolare. Le foto mi sono state gentilmente date da Patrizia Traverso e sono estratte da Genova Che Tutto Dire, il libro su Litania, di cui Luigi Surdice ha curato il commento e Patrizia Traverso il commento fotografico. Il video invece della galleria dell'ascensore di Castelletto, come si vedrà se lo inserirò, l'ho girato io perché sta nei pressi di casa mia, non avendo un bambino e nemmeno un cagnolino, mi rimangono la spazzatura, la spesa e soprattutto la poesia e altri pretesti piacevoli come questi per uscire in qualche modo di casa. Non posso non concludere con una lettura irresistibile e integrale dell'ascensore. Quando andrò in paradiso, non voglio che una campana lunga sappia di tegola l'alba d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso d'andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse, di bocca dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare fra le mie ciglia e forse, forse sul belvedere, dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaia aizzata fra le leggiadre, giovane in libera uscita, con cipria odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci sul mare. Staremo alla ringhiera di ferro, saremo soli e fidanzati come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera, nel buio che la assottiglia, dicendo: Giorgio, mio Giorgio, caro, tu hai una famiglia. E io dovrò ridiscendere, forse tornare a Roma, dovrò tornare a attendere, forse, che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi al fine dovrò riporre la penna, chiuder la cantera e festa dire a Rina e al maschio e alla mia bambina. E il cuore lo avrò di cenere, udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno d'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per il paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ruberò anche una rosa che poi, dolce mia sposa, ti muterò in veleno, lasciandoti a pian terreno, mite per dirmi ciao. Scrivimi qualche volta, mentre chiusa la porta e allentatosi il freno, un brivido il vetro ha scosso. E allora sarò commosso, fino a rompermi il cuore. Io sentirò crollare sui tegoli le mie più amare lacrime. Dirò: chi suona? Chi suona questa campana d'acqua che lava il tracqua piovana e non mi perdona? E mentre stando a terreno, mite tu dirai: ciao, scrivi, ancora scuotendo il freno un poco i vetri tra i vivi, viva col tuo fazzoletto, timida a sospirare, io ti vedrò restare sola sopra la terra, proprio come il giorno stesso che ti lasciai per la guerra.